Due splendide giornate di sole hanno accolto tutti i piloti del campionato italiano velocità in salita a Vellano, in provincia di Pistoia. Organizzata dal locale motoclub Vellano Durote, ha visto 120 iscritti che si sono dati battaglia nelle 7 categorie di campionato. La vittoria assoluta della manifestazione è andata a Stefano Bonetti, realizzando il miglior tempo di 1 minuto, 49 secondi e 62 centesimi. Alla manifestazione era presente anche Alfredo Mastropasqua, coordinatore FMI del settore velocità, che nella giornata del sabato ha organizzato un briefing con i piloti per illustrare i buoni propositi per il 2011 in termini di regolamenti, sicurezza e organizzazione. Le vittorie di classe vanno a Marco Cuerolo per la 125, Roberto Erba la 250, Francesco Curinga la 600 stock, Stefano Manici la Naked, Stefano Bonetti la 600 Open, Giuliano Covezzi la Super Motard ed infine nei sidecar la vittoria va all'equipaggio Ozimo Zanarini. Nella categoria dei piccoli scooter un solo pilota al via, con Piero Dandolfo che ha realizzato il suo miglior tempo di 2 minuti, 27 secondi e 62 centesimi nella prima manche. Ah, diciamo il giorno della gara un po' peggio, ho avuto problemi di tubo dell'acqua sia la prima che la seconda, però poi del resto sono contento perché diciamo anche ieri tutto bene, stamani tutto bene, a parte le due gare vabbè, problema che capitano via. Poi il resto è piaciuto tutto, la pista è bella, percorso divertente, veloce, come garba a me. In categoria 125 con 14 partenti, un Marco Cuerolo più in forma che mai. Con due bellissime manche di gara si aggiudica la classe registrando tempi molto interessanti a livello della classe superiore. In seconda posizione si piazza il toscano Andrea Neri, in sella alla Kawasaki 254 tempi, che ben si presta, detta anche del pilota, a questo tracciato. Terzo in classifica, sempre di classe, Simone Bertoncini, che con i suoi 32 punti conquistati a Vellano riesce a restare in testa al campionato. La situazione generale per questa 125 dopo tre prove vede Simone Bertoncini in testa con 118 punti. In seconda posizione Marco Cuerolo, distaccato di soli 11 punti a 107, terzo Andrea Neri con 92 punti, quarto il campione in carica Marco Formenti con 71 punti e in quinta Carmine Sullo con 68 punti. Beh sì, diciamo che dopo la gara di Carpasio, che non sono partito la gara 1, ho perso 25 punti, questa volta sono riuscito a partire giusto in partenza. È andata bene, ho delle prove, sono andato forte, un buon tempo al mattino, anche ieri nelle prove libere. Poi la prima volta che vengo qua ho fatto buon tempo, 58,2, andata forte, è andata bene. Bello, bello, è stato veramente bello girare. La classe 250, numerosa come sempre, con 17 partenti. Roberto Erba ritorna vittorioso a Vellano, facendo registrare rispettivamente un secondo e un primo tempo di manche. In piazza d'onore poi troviamo Davide Spadoni, che grazie ad una buona gara 2 riesce ad avere la meglio su Frediano Pieroni, che termina terzo. Quarta posizione finale per il capo classifica di campionato Cristiano Olcese, che dopo il primo tempo registrato nella prima manche, nella seconda incappa in una scivolata senza conseguenze. In campionato Cristiano Olcese conduce con 105 punti. In seconda posizione Frediano Pieroni recupera terreno e sale a 94 punti. Terzo Roberto Erba, quarto Davide Spadoni e in quinta posizione Antonio D'Andrea. Le coppe per la finale di queste classe 250 per la quinta Milano Marchino.
È andata bene, mi aspettavo una gara combattuta, sono riuscito a vincere, anche un po' di fortuna, è andata bene. Anche 2 anni fa avevo vinto, l'anno scorso ho avuto problemi, è andata male, quest'anno mi sono rifatto. È andata bene, dai. Mancanza di mio fratello ci ho pensato io a tenere alta la bandiera. Campionato per il momento non ci penso perché vediamo, Olcese è forte, vedremo. Nella 600 stock 14 concorrenti e Francesco Curinga ha la meglio su tutti vincendo entrambe le manche. Altro bottino pieno per il campione ligure, che così va ad incrementare il suo vantaggio in campionato. In seconda posizione termina la gara Paolo Rossini, che ben si difende ma non riesce a contrastare Curinga. In terza posizione poi troviamo il trentino Eng Lannes, che termina la gara a pari punti con Andrea Bolella, ma fa registrare un miglior tempo. In campionato Curinga allunga e va a 150 punti. In seconda posizione Rossini sale a 94 punti. In terza Bolella con 88, in quarta posizione Igor con 64 punti e quinta per Hannes con 63 punti. Diciamo che la gara in se stesso della categoria è andata bene. Abbiamo vinto la classe, sono un po' meno contento del tempo perché quest'oggi contro Bonetti non c'era proprio niente da fare, quindi l'assoluto è sfuggito e anche di tanto. Comunque abbastanza bene, abbiamo vinto tutte le manche, altri punti in campionato e continuiamo così. In classe Naked, anche questa con un discreto numero di piloti al via, 15, Stefano Manici domina schiacciando tutti i suoi avversari e registra un tempo molto interessante di 1 minuto, 52 secondi e 65 centesimi. In seconda posizione poi troviamo Riccardo Marchelli, che in sella alla sua Kawasaki bicilindrica è riuscito a tenere testa a Franco Federici, che termina la gara in terza posizione. Marco Tronconi quarto e Stefano Roascio alla fine quinto. In campionato Stefano Manici allunga salendo a 150 punti. Franco Federici va in seconda posizione con 96 punti, seguito da Ezio Musso a 79, Riccardo Marchelli a 75 e Alessandro Martini a 64 punti. È andata molto bene, il tracciato, come l'avevo già ripetuto, mi piaceva molto già dagli anni passati, è molto tecnico, un po' lungo, quindi sono molto contento. A parte le modifiche delle chicane, l'aggiunta della strenzione, mi sono trovato molto bene, infatti alla fine della giornata sono riuscito quasi ad eguagliare il tempo che ho fatto l'anno scorso, a essere più vicino anche all'assoluta, che mi rende molto, molto orgoglioso, perché comunque sto correndo con una Naked che è una moto non prettamente corsaiola, quindi cioè, magari mi dispiace di non competere più per gli assoluti, però far vedere che ci sei, che sei vicino, mi fa contento lo stesso. Insomma, per il campionato benissimo, ho preso tanti altri punti utili e adesso andiamo a Sidano, che è sempre stata una delle mie preferite, quindi ci vediamo là. Nella 600 Open con 17 piloti al via, Stefano Bonetti vince entrambe le manche e realizza il miglior tempo assoluto della manifestazione, salendo in 1 minuto 49 secondi e 27 centesimi. In seconda posizione termina la gara il toscano Tommaso Niccoli Vallesi, che lotta con Tarquini terzo e riesce ad avere la meglio grazie al buon tempo fatto registrare in gara 2. Quarta posizione finale per Alfredo Dini e quinta per Stefano Zanoli. Da segnalare la caduta di Davide Lignite durante le prove del sabato pomeriggio, che lo costringe a non prendere il via della gara. Così in campionato Tommaso Niccoli Vallesi balza in testa con 101 punti, seguito da Davide Lignite e Stefano Bonetti a 95 punti, Giuseppe Tarquini quarto con 87 punti e in quinta posizione Niccolò Barzi con 70 punti.
Allora, la gara è andata bene, benissimo, non c'è stato nessun problema, sia per il tempo, per le chicane nuova, così. La moto va meglio dell'anno scorso, è un po' sistemata, un po' meglio di ciclistica e niente, è andato più che bene. Causa caduta di lignite, poi si è riaperto il campionato, adesso ripartiamo tutto da Sillano a pari punti e via, così continuiamo, speriamo che vadano tutte così le gare. In classe Super Motard, la più numerosa con ben 26 partenti, Giuliano Covezzi ha la meglio su tutti, vincendo entrambe le manche e registrando un ottimo tempo di 1 minuto 50 secondi e 47 centesimi. In piazza d'onore poi troviamo Loris Pedriali, che a sua volta precede Marco Lippi terzo, Andrea Verame quarto e Luca Trivella quinto. In campionato quindi Loris Pedriali va in testa con 112 punti, seguito da Giuliano Covezzi che con la vittoria di Vellano sale a 103, in terza posizione Andrea Verame a 89 punti, in quarta va Luca Trivella con 86, in quinta troviamo Andrea Ravera, sempre fermo a 75 punti, che dopo le prove del sabato per problemi personali carica la moto e prende la via di casa. Direi gara molto buona, sia in gara 1 che gara 2 nessun problema, tutto molto organizzato bene, direi perfetto. Speriamo nelle ultime due gare, che comunque sono gare che mi piacciono, speriamo di fare bene. Infine nella categoria Sidecar, con 11 equipaggi al via, i forti Ozimo Zanarini riescono a vincere entrambe le manche, precedendo in seconda posizione l'equipaggio Broggio Armanino, in terza Bottino Scozzafava, in quarta Padoan e in quinta Barbi Doradori. Nella classifica di trofeo quindi troviamo Ozimo Zanarini a 150 punti, seguiti da Broggio Armanino a 120, Barbi Doradori a 70, Bottino Scozzafava a 64 e Malavolti Barbareschi a 59. Ma la gara è andata molto bene, abbiamo trovato un percorso abbastanza tecnico, un po' difficile da imparare, però alla fine è andato abbastanza bene, ci è piaciuto, via. Sì, adesso siamo in testa abbastanza comodi, tra virgolette, però non è mai detto perché i campionati si vincono alla fine, quindi diciamo che possiamo stare un po' più tranquilli dall'inizio, via. Ci possiamo rilassare un po'. Ecco. Ma sai, è spettacolo, fa parte del nostro mestiere, ci divertiamo così, abbiamo fatto un po' di scena, il pubblico si è divertito, a me è piaciuta. Ma se giro, basta che guida Ozimo, va tutto bene. Ma io penso che, sentendo le voci in giro, sono rimasti ancora più contenti quest'anno dell'anno scorso. L'organizzazione ha fatto un bellissimo lavoro, siamo davvero contenti, si spera sempre di far meglio. Aspettiamo qualche consiglio che la federazione ci deve dare per migliorare. Un ringraziamento a tutti.